Carissimi amici di Radio No Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando che vi parla. Allora, stiamo per parlare di un evento che sicuramente sarà di vostro interesse, ma perché l'evento che sta per organizzare l'ExoPG ISOPAZ è un evento di tutto rispetto e che merita. Durerà 3 giorni e parleremo dell'ISOPAZ Festival in compagnia della bella e brava Chiara. Ciao Chiara, ben ritrovata. Allora, Chiara Caperetti, allora, cara Chiara, ti chiedo subito, in cosa consiste questo ISOPAZ Festival? L'ho ricordato prima, durerà all'incirca 3 giorni a partire da questo venerdì 9 settembre. Sì, diciamo il festival è compreso appunto in questi 3 giorni, 9, 10 e 11 settembre. L'idea nostra da cui è partita appunto l'organizzazione di questi 3 giorni era di creare un momento, diciamo, di riflessione, di dibattiti, ma anche di incontro culturale attraverso mostre, spettacoli teatrali e concerti, in cui appunto invitare tutte le realtà che a Napoli, ma anche oltre i confini di Napoli, in tutta Italia, lavorano assiduamente in fronti diversi per provare dal basso a cambiare lo stato di cose, chi attraverso le attività sociali, chi seguendo vertenze nel mondo del lavoro, piuttosto che tematiche ambientali e sociali di ogni genere. L'idea è appunto quella di organizzare un momento di confronto collettivo a partire da quello che è stata anche la nostra esperienza di quest'anno con l'ExoPG, dove abbiamo sperimentato e continuiamo a portare avanti questa idea. In realtà nemmeno tanto nuova del potere popolare, cioè di come attraverso il lavoro quotidiano nei territori si possa effettivamente ricostruire innanzitutto un'immediata risposta ai bisogni della collettività, cosa che noi proviamo a fare con le attività sociali gratuite che esistono all'ExoPG, ma anche poi a organizzare, una volta diciamo conosciute le istanze, le problematiche che si vivono in un determinato contesto, organizzare anche i modi per riuscire in qualche modo a portare avanti delle vertenze, delle mobilitazioni, a far sentire finalmente la voce di chi per tanti anni, soprattutto in tempi di crisi, si è trovato escluso dall'agenda politica dei governi nazionali e molto Ecco. spesso anche locali. Quindi la 3 giorni, per entrare anche un po' più nel dettaglio, sarà, Sì. diciamo, organizzata così. Ci sarà un primo giorno, che è venerdì, dove parleremo nello specifico di un tema importante per quest'autunno, che sarà l'appuntamento del referendum costituzionale, che ci riguarda, diciamo, ovviamente molto da vicino, visto l'appuntamento che ci sarà, e di cui ne parleremo con costituzionalisti, ma anche con uno storico, per dare uno sguardo invece a cosa è stata Ah. la costruzione della Costituzione in È una questo bella paese, cosa. Senti, quali sono stati i processi che l'hanno portata avanti. volevo Prego, chiederti, scusami. ecco, io c'ho fra l'altro qui a portata d'occhio il vostro comunicato stampa appunto del festival. Vedo che appunto ci sono tante cose che faranno, ecco, non solo divertire, ma anche chiaramente, come hai detto tu, pensare. Volevo chiederti, ecco, da quanto tempo c'è l'ExoPG? Ecco, da quanto è diventato, ecco, diciamo, ISOPAZ, per coloro che, quei pochi che non lo sapessero, ecco, diciamo. E poi, fra l'altro, da che ora, ecco, diciamo, comincia questo festival? Nasce il 2 marzo dell'anno scorso, quindi ormai sono quasi, diciamo, 2 anni a marzo. È un'esperienza, quindi, rispetto a questo posto, relativamente recente, ma viene dall'esperienza, diciamo, anche precedente dei collettivi che poi hanno deciso di entrare all'interno di questo immobile e di provare finalmente a restituirlo al quartiere e alla città. E da quando siamo entrati, poi, come dicevo, ma chiaramente poi l'invito di venirci a visitare per il festival, ma anche in altre occasioni, abbiamo messo su, diciamo, non solo provato a mettere a posto parte della struttura, ma anche immediatamente provato a costruire delle attività gratuite che vanno dal calcetto alla palestra popolare, allo sportello legale per i lavoratori, alla scuola d'italiano per gli immigrati, all'ambulatorio popolare. Insomma, i fronti sono quanto mai variegati. Ed è per questo che anche rispetto al festival si proverà un po' a parlare anche di tutti questi temi. Il primo momento appunto inizierà venerdì nel pomeriggio con l'iniziativa sul referendum costituzionale, ma si continuerà poi in serata con un primo concerto e il giorno dopo invece con un dibattito più largo
in cui invece si parlerà di quali sono le altre esperienze di potere popolare nel mondo. Ed è in quella occasione abbiamo invitato anche infatti il vicepresidente del partito filocurdo dell'HDP, che è una situazione che secondo noi va quanto mai diciamo, sostenuta e monitorata, così come una portavoce del movimento No TAV e lo stesso sindaco Luigi De Magistris. E Ecco. anche in quella serata poi successivamente ci sarà sì, appunto un momento musicale, un momento di teatro, dove invece rappresenteremo l'ABC della guerra di Brecht, anche questo diciamo per la grande attualità del tema, Ecco, purtroppo. diciamo che non manca nulla, ecco, per questo evento. Senti, appunto, hai parlato anche del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che come saprai oggi ha parlato anche di eventi sportivi, ma di un evento in realtà sportivo in particolare. E tra poco, fra l'altro, ci saranno le Universiadi, se non erro nel 2018 o 2019. Comunque, siamo diciamo a stretto giro di posta. Ma secondo te, con la politica che sta attuando l'attuale sindaco di Napoli, ci può essere, diciamo, una svolta che non c'è stata, ecco, diciamo, nelle precedenti occasioni? Io quindi ti chiedo un parere un po' più politico, ecco, in tal senso, visto che comunque sarà degli invitati. Svolta ci può essere sicuramente, ma siamo anche molto convinti che una vera svolta, diciamo, non avviene mai a capo di un solo uomo, anche per quanto possa Ah, essere nominato, ma certo. avviene nel momento in cui si attivano dei processi che secondo noi devono partire dal basso, quindi dall'incontro costante attraverso assemblee, iniziative di mobilitazione, l'attività sociale, che partono effettivamente poi all'amministrazione quelle istanze di cui si viene a conoscenza direttamente nei territori. Anche nei piani alti della politica. Questo è il processo che noi vogliamo provare a sviluppare a Napoli e speriamo che su questo, che è un ambito su cui si è iniziato un dialogo con l'amministrazione, speriamo che questo dialogo non rimanga sulla carta ma possa proseguire in termini concreti. Noi su questo fronte chiediamo una cosa molto chiara all'amministrazione per attuare questo processo, che è l'idea del controllo popolare, che un po' diciamo l'abbiamo mostrata nel momento dei seggi, quando siamo andati a effettivamente controllare che le operazioni di Sì, voto si svolgessero correttamente, ma che secondo noi è una dinamica di partecipazione che si può sviluppare in tutti gli ambiti della politica, che per fare un esempio banale, noi intendiamo per controllo popolare l'idea stessa che ci deve essere maggiore trasparenza in tutti gli aspetti di decisione dell'ambito amministrativo e che questa trasparenza deve anche essere vincolata all'ascolto e alla partecipazione dei soggetti che sono poi direttamente interessati a vedere un lavoro pubblico all'interno del loro quartiere, piuttosto che a decidere se una strada rimasta chiusa debba essere riaperta al traffico o restituita, diciamo, ad un altro scopo, idem per gli edifici molto spesso abbandonati o per tutta un'altra serie di questioni su cui molto spesso si crea una grande distanza poi effettivamente tra quelle che sono le volontà popolari, le volontà di chi vive sul territorio e quelle che sono poi le dinamiche che invece si creano in ambito amministrativo. Questo è quello che noi vorremmo provare a fare, su cui speriamo che il dialogo con l'amministrazione continui, perché significherebbe dare una prova concreta di come si può creare un processo finalmente, ecco, come dicevi tu, finalmente diverso. Eh beh, questo è l'augurio che, insomma, Sicuramente. l'augurio non È la solo, sfida che ci attende. ecco, appunto, è un augurio non solo tuo e dei tuoi colleghi del ex OPG, ma anche chiaramente l'augurio di ogni buon cittadino, ecco, che si rispetti in tal senso. Quindi, Chiara, ricapitoliamo, per chi vuole esserci e quindi non vuole mancare all'evento dal 9 all'11 c'è anche un costo minimo e ricordiamo, ecco, dove possono i nostri amici ascoltatori, venirvi a trovare. Il posto deciso, diciamo, dove si trova l'ex OPG è proprio abbastanza vicino al centro storico di Napoli, nel quartiere Mater Dei, quindi in un posto ovviamente fortunatamente anche piuttosto facile da raggiungere perché è poco distante dalla metro. E a partire dal 9 in pomeriggio alle 5 inizierà il festival. Ovviamente chiunque voglia venire anche solo per dare una mano, per farsi una chiacchiera, noi allestiremo anche dei banchetti informativi sulle nostre attività, ma anche dei banchetti per poter accogliere eventuali proposte, indicazioni sul nostro lavoro, oltre ovviamente alla possibilità per chiunque voglia di intervenire anche dopo la giornata di dibattito, anche perché soprattutto
nella seconda giornata ci saranno vari, nella mattinata ci saranno vari tavoli tematici, che invece saranno completamente orizzontali, sono pensati proprio come delle assemblee, in cui discuteremo più nel merito di alcune questioni che abbiamo affrontato durante l'anno, dalla questione dell'immigrazione a quella del lavoro, a appunto le pratiche sociali, fino alle questioni appunto del mondo della formazione, andando a vedere che tipo di intervento invece si può avere in ambito scolastico, universitario e non solo. Quindi su queste le occasioni non mancheranno. Il programma è consultabile anche sul sito, sulla pagina Facebook, e per qualsiasi informazione si può scrivere anche direttamente alla pagina e In si può anche messaggeria, ecco, rispondere diciamo. come. Perfetto. Chiara, io voglio ringraziarti per la disponibilità, per questa bella chiacchierata e beh, quindi ora non resta che esserci dal 9 all'11, se no, quindi questo diciamo è l'invito che facciamo e senza alcun dubbio coloro che ci ascoltano non se ne potranno pentire. Io ti voglio ringraziare e ti auguro un buon proseguo. Grazie a voi, speriamo di vederci presto per il festival. Grazie. Grazie a te. Ciao.